Ciao a tutti, una valanga, una montagna, una distesa di prodotti finiti. Quindi andiamo subito perché li ho accumulati per troppo tempo, come sempre, e vado random, non ve li ho divisi, sono tutti in un sacchettone, io l'ho rovesciato alla bene meglio qui e partiamo. Allora, prima cosa, il So White di Lush, la bomba da bagno che mi è stata inviata dall'azienda, mi è piaciuta molto, l'ho fatta la sera di Capodanno a casa del mio fidanzato perché io non ho la vasca, mi è piaciuta tanto, vorrei avere la vasca. Poi, Natura Siberica Cleansing Foam Mousse, prodotto che mi piaceva tanto questo, idratazione balance per pelli miste. Poi nell'anno ho trovato mousse che mi piacciono di più. Ho pianto quando è finito, tanto che mi piace. Tiziana di Sezione Aurea, Lozione Divina. La ricompro assolutamente, buonissimo. Adesso sto provando un prodotto simile di Centifolia, ma Tiziana per me è lucidante, districante, è un prodotto fantastico. Sostituisce il vecchio risciacquo acido ad aceto. Mi è piaciuta tanto la Detox di Madara, ottimo prodotto, anche se ho amato molto di più la Peel, che infatti ricomprerò con grande piacere. Grande amore di Kama, azienda che ho scoperto quest'anno, Kama Ayurveda, che trovate da Saccani, il Soap Free Face Cleanser, il detergente viso a base di erbe in polvere, avena, neem, curcuma, cicoria, canfora, rosa damascena, finocchio, detergente stupendo di quelli tipo a miscela di erbette che ricordano un po' i detergenti di Lush, per farvi capire. Simpatico, olio setificante Giardino Lilla alla lavanda, vedete dentro proprio il coso di lavanda, è un'azienda agricola qua di Parma, l'ho trovata in un temporary store tempo fa, li vendono sul sito, buono, sarebbe bello che... Diciamo, è molto bella l'idea, ma ho preferito la crema. Questo sarebbe bello se fosse un pochettino più emolliente, più sostanzioso, perché è setoso quasi secco nel senso negativo del termine, per quanto mi riguarda. Poi, Baby Food Peeling Mask di Misha. Questa io pensavo non facesse niente. Dopo 2 settimane ho iniziato a perdere pelle come un serpente, cioè mi scotennavo come un porcellino. Buona, ma attenzione a quando la fate, raga. Io ho avuto la brillante idea di farne un'altra, non questa, prima del matrimonio di mia madre. Avevo il sandalo e perdevo i pezzi. Grande amore, grande tristezza perché è finito. Batiste Coconut Exotic Tropical. Questo l'avevo preso in Croazia quest'estate. Adesso li ordinerò da Machillaia perché per me sono i migliori shampoo secchi in assoluto. Poi. Ah, beh, le maschere le faccio vedere dopo. Allora, olio anticellulite di Alverde, questo preso sempre in Croazia quest'estate, finito defunto, a base di rosmarino e limone. È un olio molto semplice ma molto piacevole, piuttosto untino. Io lo mettevo sotto la doccia a pelle umida. Mi è piaciuto molto, ma lo trovo molto simile come concept e come risultato a quello di Sien della linea Natur, quindi non lo andrei a ricercare, ecco, però buono. Ho finito la Kadi al Neem, la maschera, sapete, io adoro la Kadi al Neem, mi piacciono molto le maschere di Kadi, la ricomprerò sicuramente, ottima come detox da avere in casa, mi piace sempre tanto. Poi, le maschere dopo. Ho finito questo profumo di Blue Marine che mi è piaciuto tanto, che è il Blue Marine Innamorata Lovely Rose nella versione Eau de Toilette da 100. Buonissimo profumo, specialmente per il periodo primavera-estate, mi è piaciuto tanto, molto, veramente. Altro profumo finito è il John Richmond Eau de Parfum, buono, particolare, un profumo che non si sente addosso a tutti. Ha all'interno pink grapefruit, succo di pera e poi ha magnolia, lily, sandalo, patchouli, ambra, quindi è un fiorito ma comunque caldo e avvolgente, molto buono ma poco reperibile per quanto mi riguarda. E di profumi ho adorato letteralmente il Very Irresistible di Givenchy nell'Eau de Toilette. Ho appena visto che è in saldo da Sephora online con i prezzi sexy. Lo prenderò sicuramente perché mi piace tanto. Ho finito la prova della Dama Lavata di Cose della Natura. Non posso giudicare perché era un tester, ma comunque per me è troppo, cioè un tester, un campione prova che danno in bioprofumeria. Però preferisco la Dama Sbiancata. Questa per me è un po' troppo. Poi,
Finito da ormai un po' il Clinique compatto, il fondo solare, alla fine mi è piaciuto molto, solo applicato col pennello, lo riprenderò quest'estate con grande piacere. Poi, finito, un Batiste non è però come quello là, eh. Questo si chiama Batiste e non è buono allo stesso modo, ma il più buono che reperisco in... nei drugstore, insomma. Poi, Dr. Joseph Vitalis, il Treatment Resonance Massage Tonic Papaya. È un esfoliante enzimatico alla papaya, liquido, tipo tonico, che si mette su una spugna, si passa sul corpo, poi si sciacqua. Mi è piaciuto tanto, l'avevo preso in una spa, mi è piaciuto molto, ma amo provare altre cose, non è un prodotto che vado a ricomprare, ecco. Poi, finito. Ahimè, l'ultima Fit Body Detox che avevo, ma la Ornella me ne ha regalata una e quindi sto ricominciando a usarla. Poi, finito l'idrolato di rosa bio della Saponaria, mi è piaciuto molto, specialmente perché costa poco, e l'ho usato per crearmi il tonico esfoliante con l'elisir acidi alla frutta di Herbe di Janas. Bello, bella combo, la riprenderò sicuramente. Poi, ho finito di Volga il mare addosso, sapone di mare e scrub mari orientali. Buono scrub, veramente. Mi piace, non sul viso, preferisco sul corpo, ma mi piace, veramente. Proverò altre profumazioni. Poi, finita questa, l'ho adorata. Cera per le mani di, si chiama Abeille Aras San Giustino, PG, Perugia. Me l'ha regalata una di voi quando mi è venuta a trovare al Sana, se non sbaglio la fa suo fratello. 75 ml di prodotto, la texture più morbida e avvolgente che ho provato in una crema mani. Sarebbe bello che eliminassero i parabeni, perché sapete che siliconi, però i parabeni, ci sono un po' di dimostrazioni scientifiche ad oggi che non fanno proprio bene, quindi ecco, se eliminassero i parabeni sarebbe il top, per quanto mi riguarda. Ho finito l'olio di argan puro viso e collo di Erbolario. Questo è il mio commento. Poi ho finito l'acido ialuronico puro di Dr. Taffi. Per me no, ragazze, metterlo o non metterlo. Sapete come l'ho finito? Grazie a Sonia che me l'ha detto. L'ho finito miscelato al mio amatissimo olio di Madara per renderlo una sorta di siero. E così mi è piaciuto, puro no. Poi ho finito due tra i miei prodotti preferiti di quest'anno, che li vedrete nei preferiti: il Cellular Nutrient Toning Mist e la Ultimate Facelift Day Cream di Madara. Ve ne ho già parlato, ve ne parlerò nei preferiti bio dell'anno, quindi non mi ci soffermo. Tonico all'acido ialuronico e linfa di betulla, crema viso anti-age giorno, che è una bomba, ma ve ne ho già parlato. Ho finito l'ennesimo pacco di 8 Hour Cream che io prendo nella Fragrance Free, ho smesso di usarla da che ne ho scoperta un'altra naturale, che è quella che si chiama All You Need Is Me, di cui vi ho già parlato, però è sempre una certezza. Ho finito il secondo Pure Essentiel Minceur Oil Sash, ve ne ho già parlato anche di questo, ottimo, ottimo prodotto, non sparisce la cellulite, però come drenante che agevola anche la circolazione e vi sentite le gambe più leggere, sì, mi è piaciuto. Poi, aiuto, mamma mia quanta roba, mamma mia. Allora, ho finito la Vie Belle nella versione Eau de Toilette Floral, regalo, mi è piaciuto tanto. Sapete che a me non piaceva la Vie Belle classico e adesso sì, potrei anche comprarlo. Poi ho finito la crema mani bio Aloe Vera di Omia, questa me l'ha regalata una di voi, per sapendo il mio problema per le mani. L'ho apprezzata tanto, grazie, mi è piaciuta molto, davvero. Poi ho finito le Essence in coso di Comodine, appiccicose e inutili. Poi ho finito, aiuto, ecco dov'era lo shampoo di Alterna, quello che vi ho menzionato nei top del 2016. Non so se vedrete prima questo video o quello, comunque ecco dov'era. Poi ho finito questo shampoo secco da viaggio di cui non Fruity and Fresh, So Fabulous, simpatico da borsetta, però niente di da dire, oh mio Dio, lo devo ricomprare, ecco. Poi finite e non ne voglio più sapere. Vabbè, però è vero, no, dai, non diciamo cavolate. In effetti ne ho provate di nuove, sono meglio.
Le Art and Home, come vedete, tutte a meno di metà, tutte annerite, tutte schifiate. Avrò avuto molta sfiga. Poi, finita purtroppo la mia amatissima Glitter Cosmetics Candle Sweet Cupcake. Buonissima. A me piace molto Glitter Cosmetics e mi piace molto lei. Io amo sostenere le ragazze che intraprendono, che fanno aziende etiche, che ci credono, che si impegnano, se posso, sostengo molto volentieri. Poi ho finito. Qua vi faccio vedere un campione perché l'ho amato e l'ho preso in full size. La Essence all'Iris di Kiehl's. Se volete una Essence tipo coreana, fusion tra il siero e il tonico, pura piena di acido ialuronico, ottima, 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 ottima. Bellissima miscelata al fondotinta, bellissima, una goccia. Poi ho finito la crema mani bio al miele di Vrochet. Poi ho finito dei campioni che avevo, delle nuove capsule riparazione intensiva Advanced Night Repair di Estée Lauder. È fatto così il flacone, ma sono buonissime, sono inquinamento, poco sonno, viaggi, cambio di stagione, sono degli intensive, solo che il flacone da 30 giorni costa 140 euro, quindi faccio fatica. Poi finito il kit che avevo comprato per provare il marchio e sono felice di averlo comprato perché mi è piaciuto da impazzire, la linea di True Self Organics, quindi il Carrot Butter, ottimo, poi la Double Rose Rejuvenating, crema giorno, ricca ma molto buona, il tonico Herbal, buonissimo. E il siero più il gel viso da miscelare, fantastici. Li vedrete nei top EcoBio dell'anno perché favolosi, ma dai prezzi veramente proibitivi. Poi ho finito siero occhi Relash, il più Relash. Mi è piaciuto molto, lo sapete, però non lo ricomprerei mai. Basta. Poi ho finito. Andiamo alle maschere, che qua ne abbiamo tante, insomma, un po'. Dunque. Allora. Ho finito, ho fatto la Q10 Caviar di Skin Republic 25 ml, era nella Look Fantastic Box, mi è piaciuta molto, l'ho fatta due volte perché era bella imbevuta. Non mi è piaciuta la Garnier Skin Active perché io ho preso proprio quella pelli sensibili calmante e mi ha bruciato in un modo che mi sono dovuta andare a lavare la faccia, non è il mio prodotto. Poi maschera viso pelli sensibili di Alchemilla, la adoro, quando la pelle è molto arrossata che dà fastidio mi piace sempre tanto. T3, il mio amore di Montagnes. Buonissimi questi, tipo come li posso chiamare? Delle maschere occhi in silicone che mi ha regalato Ornella all'oro e collagene, buonissime. Maschera al tè verde di Sephora, occhi, farla o non farla, per me the same. Mi piacciono da morire le più retinol per gli occhi di Shiseido, ma fi ragazzi costano quelle robe qui. Maschera migliore della... Ah, ho dimenticato di inserirla! Nei top 2016, l'Extreme Radiance di Ava. Consideratela inserita. Una delle migliori maschere che ho fatto quest'anno. Buonissima di Montagnes, la maschera al cioccolato. Buona, buona, buona. Poi ho provato e vi segnalo di Oribe, non avevo mai provato niente di Oribe capelli, shampoo e balsamo Brilliance and Shine, erano dei campioni grossi da 7 ml, li ho usati 3 volte e 2 volte, erano bellissimi appena asciugati i capelli, ma dopo un giorno e mezzo erano da lavare, quindi per me non lavano abbastanza. Rivelazione del secolo, di Melvita, il Nectar de Tremiel, miele e arnica, finalmente un prodotto che mi ripara le labbra anche quando sono veramente spaccate dai tagli. Si può usare anche per zone estremamente secche ed squamate. Io l'ho preso per le labbra. Un amore, amore veramente. E sempre per le labbra, la fiera dei balsami labbra. Frutta labbra di Natura Equa Neutro. Buonissimo, ma è finito in un lampo. Adoro di Greenland il pomegranate. Questi me li ha regalati De Rossi Natati, ragazze. Una ragazza che anche lei ha un canale qui su YouTube. Sa che li adoro, me ne ha regalati tanti. Li adoro, buonissimi. Poi di Timiama, quello al lemon pie, sono quelli di Fleur de Lune, buoni. E il mio adoratissimo addolcilabbra di Alchemilla, questa è nocciotella, ma li amo tutti indistintamente.
Poi ho finito un prodotto di Furterer al karité che è praticamente un concentrato senza risciacquo per capelli molto secchi. È una cremina tipo un Phyto 9 di Phyto, molto buono, però non comprerei il full size. Ho adorato, e pensate che la Sonia l'ha odiato e quindi me l'ha regalato lei, di Organic Pharmacy, il Lip and Eye Cream. Allora, è il prodotto più burroso, unto e idratante che io abbia mai provato. Lo usavo di notte. Va tamponato tanto che è ricco, però ragazze, c'è un effetto riconfortante pazzesco. Ho finito anche la dolcezza di mele di Art & Home, la tarte. Questa niente a che fare con i problemi delle jar, perché è una delle tarte dal profumo più buona e più persistente che io abbia mai provato. Poi, siamo al trucco? Andiamo al trucco. No, ultimo prodotto di skincare. Dove vendono questo marchio? Si chiama Naobei, è il moisturizing peeling, me l'avevano dato al Cosmoprof. Buonissimo questo peeling, mi è piaciuto proprio. Devo capire dove trovarlo. Ok, andiamo al trucco, velocemente. E Shadow Primer Potion di Urban Decay, ancora nel vecchio flacone, ormai era morto e sepolto. Poi Too Faced Better Than Sex, mascara che ho odiato appena aperto ed ho amato quando stava per finire. Poi, High Definition Blush in crema di Make Up Forever nel colore 4. L'ho detestato, adesso lo butto perché è secco, ne ho consumato tanto così, mi macchiava, non riuscivo a stenderlo, mi faceva la macchia comunque, si asciugava troppo rapidamente, un prodotto che io veramente non ho mai capito. Veramente. Poi, l'I Love Nude di Essence nel colore Sweet Like Chocolate, cioè l'ho distrutto, guardate. Ce ne sarebbe ancora un minimo sui bordini, ma vabbè, ormai è andato questo qua. Era il colore da tutti i giorni, transizione, piega, veloce, veloce, sempre lui, ottimo. Poi ho finito un tester del mascara LED de Guerlain, ma tanto non esiste più, quindi non ve lo faccio più vedere, cioè non ve ne parlo. Comunque era marrone, mi piaceva molto il tipo di marrone di questo mascara. Poi ho finito le Film Noir di Nabla, il secondo dell'anno che finisco, l'ho anche ricomprato, è un mascara che a me piace sempre tanto, sì, mi piace proprio. Poi ho finito il mascara Shock di Collistar nel colore Borgogna, io ragazze questo qua ci ho messo dentro anche il collirio perché per me è il più bel colore di mascara che sia mai uscito. Collistar, se mai vedrai questo video, ti prego, proponilo in permanente il color Borgogna. Avete ragazze da consigliarmi un mascara Borgogna, ma, no, ma Borgogna che si veda come questo, non viola, Borgogna. Se lo sapete, scrivetemelo nei commenti. Ho finito, non è vero, e sarebbe a metà, ma lo devo buttare, un correttore che ho amato di Bottega Verde, che è il correttore viso antietà, perché si è spaccata la palettina e si è infilata dentro. Peccato, perché non lo vendono più e a me piaceva molto come correttore da tutti i giorni. Poi ho finito la Manga Brows di Neve. Cioè, finita la rosa, e no, non è il mio prodotto. Poi l'Instant Definition mascara di Clarins, ormai, cioè, ok. Buono, buono, buono specialmente perché col tipo di punta riuscivo a prendere anche le ciglia corte. Poi ho finito il Cils d'Enfer di Guerlain, ma nel colore violetto. Molto buono, ma non comprerò mai più mascara da 30 euro colorati. Instant Anti-Age, matita micromina di Kiko, cipria indissolubile di Pur Bio, andata, molto buona, e per finire il Death Gal di Benefit, ottima base illuminante, l'ho comprata in full size, adoro questa matita. Questi erano tutti i miei prodotti finiti, una valanga e la sacco e la sporta, un bacione, al prossimo!